vale la pena investire di più in termini di formazione e supervisione. E noi è per questo che abbiamo creato questa opportunità del Teatro Forum, che è appunto un'opportunità di sviluppo di competenze proprio nella gestione delle relazioni. Ci sono anche metodologie comunque che aiutano a gestire i conflitti, ad esempio la progettazione partecipata che si era accennata prima, che consente un'apertura verso reti, alleanze, partnership e mette a disposizione del gruppo strumenti e metodi per garantire la qualità del lavoro. Ovviamente i nostri progetti, anche i progetti presentati nei nostri poster, sono tutti progetti che vedono reti, alleanze per la sanità, per l'ente locale, con gruppi target coinvolti, con associazioni coinvolte. E questa è la metodologia della progettazione partecipata, che è una metodologia che non è facile, è complessa, necessita di tempo, perché deve contemplare la comprensione di diversi punti di vista, l'apprendimento, la ricerca di soluzione dei problemi, in cui si promuove l'integrazione organizzativa, ma è il risultato finale. E l'integrazione organizzativa c'ha anche una certa dose di ipocrisia dentro, perché non è così facile pensare che con la progettazione partecipata tutti abbiano la stessa voce e diano il contributo alla pari come vorremmo, se non c'è davvero un rapporto approfondito, uno spazio comune, una libertà di espressione, ma anche una gestione di tutto questo. Cioè non è così facile arrivare alla progettazione partecipata e alla migliore integrazione organizzativa. C'è sempre qualcuno che tira le file. Quando si arriva alla migliore organizzazione, integrazione organizzativa, si hanno anche i migliori risultati. Non me ne vogliano romanisti, milanisti e juventini. La fotografia non è casuale. Molti interisti in sala, mi fa piacere. Il tavolo di lavoro, dicevamo, però può anche essere un tavolo dove sopra ci può essere tanta formalità, tanta finzione. Nella foto vediamo la finzione di un pranzo di lavoro molto formale. In questi tavoli vale la pena chiedersi davvero se tutto quello che c'è è quello che si vede sul tavolo, tutto quello che c'è è quello che è stato apparecchiato, o se invece bisogna cercare qualcosa sotto il tavolo, dietro il tavolo, o se preferite dietro alle quinte della scena teatrale, laddove avvengono le prove di forza, ma anche la ricerca di senso, laddove avvengono quegli scontri che possono essere portatori di grande crescita per tutti. Gli scontri che noi abbiamo sperimentato e che ci hanno arricchito tantissimo. Voglio chiudere con questa immagine di teatro e con questa frase. In uno dei nostri pianoforti a coda da concerto, 243 corde tese, esercita una trazione di 40.000 libbre su un telaio di ferro. Questa è la prova che da una grande tensione può derivare una grande armonia.